Hai 200 euro su Temu, che cosa compri? Lascia un mi piace perché poi appena arriva unboxiamo tutto insieme. E oggi prendiamo solo gadget strani. Tipo, c'è un condizionatore portatile a 17,47 euro. Ma che fico, ma come funziona sta roba? È portatile. Praticamente io credo che tu metta l'acqua dentro. Ma cos'è, un vaporizzatore? Cos'è questo coso qua estremamente fico? Ma funziona sto robo? No, fermi tutti, forse ho capito. Lui prende l'aria che raffredda l'acqua e poi te la No, non ho capito niente. Allora, ti vaporizza l'acqua e poi te la spara col ventilatore, forse più così. Però secondo me quella ventola è strana, ragazzi. C'è qualcosa di strano in questo coso. Può funzionare anche con il power bank. No, fermi tutti. Lo mettiamo subito nel carrello. Prossimo gadget. Allora, questo l'abbiamo aggiunto al carrello. Siamo a quota 17 euro. Allora, vediamo un po' qua cosa abbiamo. L'aspirapolvere da 12.000 PA a 6,69 euro. Ma questa roba l'ho vista vendere su TikTok a 40 euro. Fermi tutti, ma funziona per davvero? Vero? No, beh, clamoroso, è una specie di Dyson cinese, ma è bellissimo. Oh mio Dio, l'hanno comprata 42.000 persone? Ma c'è un video? Ragazzi, ma è tipo una... aspiratore portatile per quelle cosine lì, tipo le bricioline che si formano in macchina. In macchina mia è una schifezza, ragazzi. Quindi questo qua ci sarebbe tranquillamente bene. Quindi aggiungiamolo alla carta. Allora, vediamo cosa ci potrebbe servire. Questo è il finger trip rotation. Praticamente che cos'è sto coso? Ma questo è il fidget spinner esotico supremo, quello che è matto, che l'hanno comprato in 642. Cioè sono i nuovi fidget spinner del 2023. Questo è da accoppare, assolutamente. 2,47 euro. Tieni. Poi vediamo cosa che abbiamo. No, cos'è questa cosa? L'USB Charging Hanging Neck Cooling Fan. Questo è un ventilatore da collo? Ma scherziamo? È un ventilatore da collo comprato da 31.000 persone con 20.000 recensioni. Cioè praticamente è tipo il Dyson. No, fermi. No, aspetta. No, fermi. Questo è da accoppare instant. Siamo arrivati a 38,77 euro. Vediamo un attimo altre recensioni. Cioè ne parlano bene comunque. Vediamo, eccolo qua il video. Praticamente tu te lo metti al collo, accendi e lui parte la ventilazione. No, vabbè, matto. Cioè, la batteria durerà tipo pochissimo. Però, poi ti verrà tipo la cervicale, rimane tipo paralizzato. Prossimo! Allora, qua cos'è che abbiamo? Color Random Desktop. No, vabbè, ma che figo. Queste sono tipo quelle cagatine che vendono tipo al mare, tipo in quei negozi esotici. Costa 1,34 euro. Per sfidare i tuoi amici. Che stupida e incredibile cagata. Per 1,34 euro. No, 1,34 euro. Ragazzi, mi va bene tutto, ma lo prendo. Cioè 1,34 euro. Vai nel carrello. Siamo a 40 euro, ragazzi. Via. Prossimo. Madonna, ma che burro questo. Cos'è? Questo è un orologio digitale a muro, da muro. Ma che burro. Ma che figo. È pure fatto bene. 10 euro. Qua roba, qua roba gustosa, succulenta, estremamente costosa. Non lo compro, troppo, costa troppo. Questo potrebbe essere interessante. Questo è un drone estremamente costoso, 54 euro. L'ultima volta che abbiamo preso il drone, se vi ricordate, non era finita bene. L'avevamo preso da un altro sito. Però che ste, cioè praticamente tu lo apri, sembra anche di buona fattura, raga, onestamente. Rispetto a quello che avevamo preso l'altra volta, sembra un po' più di buona fattura. Anche se ha solo 18 recensioni. No, meglio non fidarsi. Vediamo se troviamo un altro drone, tipo drone. Madonna, ma che ficata questo, con i LED. Questo con i LED va molto più forte, ma guardate che fico. Che bello, guarda la signorina contentissima che fa partire il suo drone con la telecamera all'optical flow localization. Per determinare a che altezza sta, dove sta, comunque. È bellissimo, raga, con i LED. Lo aggiungiamo alla carta, ok? Perché lo aggiungiamo? Lo prendiamo arancione, lo aggiungiamo alla carta. Poi vediamo, perché siamo a 89,60 euro. Prossimo! Ultimamente sta girando tantissimo il fucile ad acqua, che è quella roba lì elettrica che avevamo già preso l'anno scorso. Questo qua mi sembra molto simile al più potente al mondo. Se vedete, è quello con il compressore, quello famosissimo che conoscete tutti. Solo che qua costa 20 euro. Praticamente lui ha la batteria e bisogna, che bisogna ovviamente ricaricare. Si attacca, si collega, si ricarica tramite la porta USB in, su una presa di corrente. E poi tu aspiri l'acqua dalla bacinella e lui dovrebbe sparare. Non so se sia identico all'altro. Vedete? No, mi sa che è uguale, raga. Metti l'acqua nella bacinella, ricarichi
il pistolone. Non ha il display. Guardate, l'unica cosa forse che cambia è che non ha il display. Credo che non abbia il display. Allora, raga, io lo prendo. Questo qua non è come quello di Yakidale, che lui l'ha unboxato, quello originale, quello fico. Questo qua non ha il display, però da vedere se possiamo competere in un eventuale 1v1. Siamo per il momento a 117 euro. Ho trovato poi questo 4 Fluorescent Night Glowing for Car. No, secondo me è una gran cagata, raga. Sì, vabbè, adesso si illumina così. No, mai. Mai si illumina così. Però se dovesse veramente funzionare sarebbe rivoluzionario. Io riprenderei rossi. Vediamo se c'è qualcuno che... Però, raga, 17.000 venduti. Lo provo io per voi e poi nel caso ve lo coppate. 4 pezzi, 68 centesimi. No, vabbè, ragazzi. Ma questo qua è quella roba lì estremamente rivoluzionaria che serve un botto. Cioè, quante volte ti capita che tu sei lì con il telefono, magari mentre stai dormendo, e ti cade in faccia? Cioè, a me non è mai capitato. Però che palle stare così, capito? È una rottura di palle. Quindi, c'è l'aggiustamento. Late mobile phone holder. C'è un coso che tu ti sdrai e stai lì a guardare. Questo strautile, solo 6,48 euro. Secondo me possiamo fare anche meglio e trovarla meno. Però è tipo una specie di treppiedi che tu te lo metti al collo e poi ti rimane. Però 666 recensioni. Allora, vediamo un attimo se... Beh, però mi sembrano abbastanza buone le recensioni. Questa ha comprato... Cosa le è arrivata questa? Un coniglio? Questa è l'unica foto delle persone che l'hanno comprato. Vabbè, raga, 6 euro, abbiamo 200 euro di budget. Copiamolo, vediamo. E tra l'altro su Temu si trovano un botto di robe, tipo prese, ciabatte, prese di corrente. Non le comprerei mai, però comunque si trovano a 2 euro. E tra l'altro sono le stesse che poi ti vendono magari alle Leroy Merlin e sono un po' più... Cioè, vengono dallo stesso produttore, però te le vendono a 10 euro, tipo. Il Window Cleaning Brush Kit. Questo è tipo una scopa per... Cioè, non è una scopa. No, vabbè, non è una scopa. È un pulisci parabrezza. No, vabbè. No, vabbè, 1,38 euro? Ma ti danno anche il panno? Cioè, ti danno panno più... Sono combattuto. Perché effettivamente stavo pensando, ma perché non puoi passare direttamente con le mani? No, questa è una cagata. Andiamo avanti. Questa roba, ragazzi, è terribile. Come quelli che mettono i coprisedili sui sedili dell'auto. Cioè, siete ridicoli. Però sarebbe da comprare. Cioè, effettivamente è divertente. 1,97 euro. Cioè, praticamente viene fuori così. No, vabbè, ragazzi, terribile. Ve lo giuro, terribile. Cos'è questa roba? Questo fico, però. Questo fico. Però la Cupra ha un volante strano. Non so se valga anche per la Cupra questo qua, in realtà. Però bello, blu così, molto serie M4, M3, molto carino. No, skippiamo, skippiamo. Qua sto vedendo un caricatore portatile a pannelli solari. Questo, con questo caldo, sarebbe assolutamente da provare. Praticamente è un caricatore. Tu ci attacchi la porta, insomma. E da vedere in quanto ricarica. Questo è molto interessante. Questo lo compriamo. 6,98 euro. Ah no, abbiamo i 10 watt, i 3 watt e i 30 watt. Questo costa 18 euro e questo è estremamente più forte. Però 10 watt secondo me ci bastano. Prendiamo quello da 10 watt, 8 euro. Un bel panno per lavare la macchina, 1,77 euro. Questo è fico, raga, effettivamente non ce l'ho. Di solito lavo la macchina alla bella e meglio a caso, all'autolavaggio, quello con insomma i fucili, quello, cioè, dove esce dell'acqua. Però questo è molto comodo. Questo deve essere molto comodo. 1,77 euro ci sta, raga. Cioè, sti cavoli, voglio dire, al limite è buttato via i soldi. Però questo lo vediamo poi nei gadget della macchina che sono arrivati a casa, perché ne ho tanti. Verde, così vediamo anche la sporcizia. Track positioning. Questo è praticamente l'AirTag della Apple, solo che fatto così. Oh mio Dio, ma che figata. Praticamente tu te lo piazzi dove vuoi, insomma, e lui ti dovrebbe rintracciare. 2,18 euro. You can also take picture. No, non ho capito. Non ho capito. Testiamolo. 2,18 euro. Via. Aggiunto. Eccolo qua. Il VR Glasses 3D Virtual Cinema VR. Te ne privi di vedere i dinosauri così in 3D? 16,98 euro. No. 75 recensioni, non sono convinto. C'è un VR più serio? Eccoli qua, i ragazzi. Il VR headset con il telecomando. No, fermi tu. Ma questo è un VR vero? Non ci metti il telefono dentro? What? 19 euro! Ah no, ci piazzi il telefono davanti. Ah, ok, ok. Copiamolo, instant. 19 euro, questo si butta dentro. Add to cart, lo prendiamo bianco. Siamo a 157 euro. Boys, 9,30 euro. No, non ci credo. Non ci credo. 9,39 euro? Non può non ci credo. No, signor, non ci credo. Una motosega che costa 3... Non è vero.
No, non ci credo. Fermi tutti, ma mi vendono anche la... Ti vendono... No, aspetta un attimo, non credo che ti vendano anche la... Ah no, ti vendono tutto. Ho capito, praticamente questa roba qua, tu l'attacchi all'attacco del trapano, e poi è una motosega. No raga, lasciamo perdere, questa roba qua è robe piccole, esplodono queste robe. Visible Rhythm. Allora, queste robe qua sono quelle cose lì che ti vendono su Amazon tipo 14.000 euro. Simpatia questa roba qua. Vediamo questo video di... Questo è carino, potrei metterlo tipo qui, da qualche parte qua sotto, in uno di questi cubetti, tanto ho una presa di corrente lì sotto. Prendiamola, 3,98€, e prendiamo bianca però. Cioè noi saremo a 366 euro di prodotti, ma abbiamo uno sconto di 205 euro. Abbiamo fatto il pagamento, dovrebbe arrivare il tutto tra il 27 luglio e l'8 agosto. Di solito arriva in tempo 6 giorni ed è clamoroso secondo me. Quindi stiamo a vedere cosa arriva e poi facciamo il mega unboxing. Detto questo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tra l'altro vi ringrazio ancora ragazzi per essere passati nella maratona sull'altro sito. È stata una roba matta, matta, che rifaremo poi probabilmente più avanti. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video.